soprattutto a voi che ci seguite su formobase.info, facciamo un test video di notte con Lumia 640XL, camera da 13 megapixel. Adesso abbiamo la luce, il flash LED attivo, io lo spengo, vedete cosa cambia. Non è un flash molto potente perché è singolo e a tono singolo. Ma guarda che forte questo ragnetto. Sono tentato di forzare il focus in manuale, ma non lo farò per vedere se il telefono ce la fa. Non ce la fa, quindi lo forzo io. E adesso ritorniamo su questa scena in notturna. Sto lasciando di nuovo il focus automatico, che vediamo essere un pelino pigro. Lo forzo manualmente di nuovo. Non so se magari ho sbagliato io qualcosa nel pasticciare con il focus. Sto filmando a due mani, quindi è un'immagine abbastanza stabile quella che vedete. E devo ammettere che il telefono fa un po' di fatica a catturare la luce su alcune zone, in particolare, che è una cosa che avevo già notato nelle fotografie. In particolare vediamo in questa zona dove la luce è comunque abbastanza forte, in realtà il telefono fa piuttosto fatica a percepire la luce. Non so se è per il fatto che sono in una posizione infelice. Adesso sentiamo l'audio di questa macchina che passa. Farò la stessa prova con il Lumia 640 normale, che ha un altro tipo di camera e di obiettivo, e così avrete modo di confrontare il video. Mi sono spostato in un posto dove ho meno luce forte di fondo alle spalle, ma vedete che il telefono non riesce a tirare fuori la luce da qua, e il pavimento è abbastanza ben illuminato. In realtà è illuminato come lo vedete con il flash, quindi di più fa un po' di fatica. Bene, direi che da questo video può bastare per essere un video in notturna, che sto girando a 1080p, quindi in full HD, 30 frame al secondo, da Lumia 640XL.